315, contrari 20, la Camera approva. Indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico sulla risoluzione Molteni ed altri numero 696, su cui il Governo ha espresso parere contrario. La votazione è aperta. Mognato. Zan. Romanini. Sempre l'onorevole Zan che non riesce a votare. Bene, altri? La votazione è chiusa. Presenti 343, votanti 334, astenuti 9, maggioranza 168, favorevoli 17, contrari 317. La Camera respinge. Ora, colleghi, vi pregherei, avendo terminato le votazioni, di consentire ai colleghi che hanno chiesto, e io sono lieto di dare loro la parola, per fine seduta di intervenire, di fare in modo che lo possano fare nel migliore dei modi. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Gallinella. Ne ha facoltà. Un minuto. Grazie Presidente. A breve il Consiglio dei Ministri dovrebbe ratificare la nomina a Carlo Calenda quale rappresentante per l'Italia all'Unione, sostituendo il precedente ambasciatore Sannino. Ora Carlo Calenda è già Vice Ministro dello Sviluppo Economico, ha il dossier TTIP in mano, ha già trattato, sta trattando per l'Italia l'accordo e il riconoscimento della Cina come economia di mercato. È chiaro che sono impegni importanti, quindi chiediamo, perché lo riteniamo importante, che il governo venga a riferire su questa scelta, anche perché la cosa simpatica è che questa nomina viene dopo la segnalazione da parte di Juncker che l'Italia non ha un interlocutore. Quindi chiediamo che venga a riferire quanto prima, perché ci sembra un punto molto importante che il Parlamento deve conoscere. Grazie. Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Fraccaro. Ne ha facoltà.